Ciao a tutti, NA Cubisti. Io ho deciso che d'ora in poi vi chiamerò NA Cubisti. Essendo che il sito si chiama NA Cubisti, mi faceva ridere, no? NA Cubisti, come le cubiste. Tutti i follower, tutti quelli che si sentono affini al nostro lavoro, al nostro sito, al nostro canale YouTube, al nostro altro, possono finalmente dire sì, io sono un NA cubista. Oggi siamo qua a fare l'unboxing delle uscite home video di Midnight Factory, ovviamente lo scotch della Koch Media, perché la Koch Media è la società che ha creato Midnight Factory, che è il brand. Sta portando dei film che magari sono del 2014, 2000, che ne so, di qualche anno fa, che però hanno vinto un sacco di festival, insomma, si sono fatti notare, eccetera, 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 eccetera. Li porta in un video, noi li possiamo vedere in italiano con magari dei contenuti speciali, eccetera, eccetera. Insomma, stanno facendo un grandissimo lavoro. Lecchiamogli pure il culo, no? La verità è che non gli sto lecchiando il culo, è la verità, perché non è che per 4 DVD lecco il culo, cioè è la verità. Come trovo una figata che stiamo facendo la serie Midnight Classic, che è una bomba, dove sono già usciti L'Armata delle Tenebre, Harry, e uscirà prossimamente The Funhouse di Tobe Hooper, film horror ambientato in un Luna Park, che lui ha girato dopo Non aprite quella porta. Tra l'altro, Tobe Hooper, quando ha girato The Funhouse, insomma, Spielberg ha visto questo film, e grazie a questo film, insomma, gli è piaciuto, ha deciso, siccome Spielberg era già praticamente il capo del mondo ad Hollywood, ha deciso che un film che lui voleva produrre lo avrebbe girato Tobe Hooper. Il film si chiamava Poltergeist. Insomma, storie che magari qualcuno non conosce, però il film sapete benissimo che cos'è. Io adoro questa roba piena d'aria che c'è dentro. Carissimo Gonzi, sei il più grande YouTuber che io abbia mai visto. Grazie. Allora. Adesso faccio un po' di ignoranza perché non ho visto questa. Ah no, sì, no. Due li ho visti, vediamo, eh. Allora, partiamo da uno che ho visto recentemente. Allora, ragazzi, queste qua sono le tre uscite horror pubblicate da Midnight Factory, e mi sa che una invece è di Koch Media, per il mese di giugno. Quindi li trovate freschi freschi, vi metto il link in descrizione. Allora, il primo, Contracted. Ah, ma io non ho fatto la sigla, porca puttana. Facciamo una sigla. Sigla. Sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no. Parli e dico ok, ma mi sentivo un po' sprecata a scuola. Mamma già sapeva da ma va che parlate, mi prendo una sbloccata. Io non c'entravo, ho lasciato stare quando ho visto una puttana. Quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no. Parli e dico Fine della ok. sigla. Allora, il primo film in uscita a giugno è, cioè non il primo, uno dei tre film è Contracted. Allora, io ho appena, questo qua è un cofanetto praticamente con due film, Contracted fase 1, Contracted fase 2. Allora, purtroppo io ho visto solo il primo. E cosa c'ho da dire sul primo, ragazzi? Allora, cioè, devo ammettere una cosa, che il film di per sé, non dico che non sia horror, perché il concetto di horror poi è una questione molto delicata. Non fa paura, questo sì, questo posso essere d'accordo sul fatto che non faccia paura. Che non sia horror, in realtà no. Cioè, il film è horror perché tratta delle tematiche particolari legate proprio agli zombie, alla decomposizione. Insomma, c'è questa ragazza che fa sesso con uno che, insomma, si era preso qualcosa di particolare perché faceva sesso con un cadavere, e quindi poi lei inizia a stare male, andare in decomposizione, e poi succederanno altre cose. Quello che vi posso dire però è che questo film, secondo me, merita. Allora, non ha una grandissima storia, una grandissima, diciamo, qualità generale, nel senso recitazione, però è fatto abbastanza bene e secondo me ha del interessante. Cioè, a me piacciono molti film che mi fanno provare un disgusto pazzesco, non perché sono masochista, però è un'emozione anche quella, cioè sentirsi proprio, non dico che ti viene da vomitare, però
sono un paio di scene che fanno vomitare, ma non è che fanno vomitare perché vedi qualcosa, cioè a me piace quando uno riesce a far tipo provare lo schifo, ma non è che devi vedere per forza, che so, l'interno di una ferita, o ti lascia intuire tramite i suoni, tramite dei piccoli elementi, che è successo quello, è successo quell'altro, insomma. Da questo punto di vista mi è piaciuto. Poi ci sono anche lì insomma, ci sono dei piccoli difetti, però a me non piace andare a guardare, a trovare il pelo nell'uovo. Il film è carino e il secondo non l'ho visto, comunque lo tengo volentieri tra i miei film perché mi ha fatto provare delle emozioni di disgusto. Quindi grazie, Contracted. Compratelo! No, scherzo. Compratelo se vi va, oppure se siete ricchi comprate comunque. Secondo film che, di cui andiamo a parlare, Mistero sul Tamigi, che sembra più un thriller giallo tipo alla che cazzo ne so, conoscete? Una serie di omicidi, insomma ci sono delle creature, insomma non è, capito, alla fine non è un thriller, è un horror. Anche perché poi sono andato a informarmi un po', IMDb lo mette come horror, quindi è un horror. Comunque trovate la recensione, io non l'ho visto, però l'ha visto una nostra redattrice, ha fatto la recensione, Miss Class, andatela a leggere, oppure vedete il film e poi andate a leggere. Secondo me è molto più divertente vedere il film e leggere la recensione, perché poi vi confrontate con un'opinione diversa, oppure vi siete persi qualcosa, e quindi interessante. Ultimo film, su questo invece ho molto da dire, credo, boh. Slumber. Intanto la figata di questo film, anche se non è il primo a trattare questo argomento, ma forse è il primo a trattare nello specifico proprio questo argomento, parla di un problema che esiste realmente, che è la paralisi del sonno. Allora, prima ancora che uscisse questo film, ci eravamo occupati della paralisi del sonno con un articolo che si chiama La paralisi del sonno e il paranormale, scritto da Danilo Falco su NAQB. E lì, insomma, viene spiegato un po' le origini di questa malattia, vengono spiegate un sacco di cose, come viene spiegato che è diffusissima, cioè è una roba veramente, adesso non mi ricordo le percentuali, magari ve le metto tipo in sovraimpressione, così non devo stare a cercare adesso. È diffusissima questa esperienza qua, e praticamente cosa comporta? Che tu ti svegli nel sonno, però non riesci a muovere nessun muscolo, quindi praticamente muovi solo gli occhi, sei cosciente ma non riesci a muoverti, e questo stato ti porta ad avere una paranoia incredibile, e molte persone che hanno avuto questa paralisi del sonno sostengono di aver visto una presenza tipo Boogeyman, no? Tipo uomo nero, tipo mostro, che lì stava lì sopra sul letto, no? Tipo pronto a, insomma, proprio lì in agguato, questa presenza che poi molti sentivano una forte pressione sul petto. Quindi, cioè, ragazzi, tutte robe comuni che fanno subito pensare al mondo del paranormale. Infatti ci sono tantissime leggende a riguardo. Nello specifico parliamo di un demone, almeno in questo film. Allora, praticamente questo demone qua, che nasce da questa patologia, ovviamente ci sono leggende in tutto il mondo. Questo film qua si prende ispirazione dalla mitologia slava, e c'è questo spirito che è conosciuto con il nome di Noknitsa, ve lo scrivo. Però mi sono informato, c'è anche in altre culture, non solo quelle dell'est Europa. Quindi fondamentalmente perché? Perché questa cosa accade in tutto il mondo e nel passato si sono create tantissime leggende su questa cosa qua. Chiudo la parentesi sito dicendovi che comunque sul sito c'è la recensione a cui abbiamo dato la sufficienza, secca, pulita. L'ho scritta io forse, comunque non mi interessa se l'ho scritta io. Cerco di ricordarmi perché io l'ho visto in anteprima un bel po' di tempo fa. Sicuramente Slumber si lascia guardare, scorre, è interessante. Tutto l'argomento è molto interessante, forse secondo me
si perde un po' sul finale, non si riesce proprio a dare un... si perde un po' la credibilità del film sul finale, eccetera. Per cui, vabbè, comunque è un film che si può tranquillamente vedere, soprattutto perché secondo me all'inizio c'è una scena bellissima, che è una scena in cui questa famiglia che si rivolgerà alla psicologa che è Maggie Q, la famosa attrice Maggie Q, la famosa attrice che faceva l'agente dell'FBI in Designated Survivor, una serie molto 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 divertente sul presidente degli Stati Uniti, che la trovavate penso su Netflix. Comunque Maggie Q è una psicologa e questa famiglia malata, nel senso che tutti hanno disturbi di sonnambulismo eccetera eccetera, vanno da lei perché praticamente di notte si alzano e ognuno fa delle cose che ti viene proprio l'angoscia, tipo la mamma prende il frullatore e tu c'hai l'ansia che questa ci ficchi la mano dentro, la figlia c'ha, adesso non mi ricordo se c'ha un coltello, il padre c'ha un tram, non lo so, insomma fanno delle robe che uno farebbe di giorno, cioè come se riproducessero quello che fanno di giorno, no? I movimenti tipo cucinare, fare, disfare, però lo fanno di notte, quindi c'è questa scena che veramente secondo me è molto divertente perché ti fa venire l'ansia. La cosa più bella secondo me di questo tipo di situazioni è che la persona addormentata è totalmente imprevedibile, quindi quella scena lì è molto bella perché è reale. Quindi questi qua sono i film, forse sta tornando mio figlio, guarda là, guarda là, là, iscrivetevi al canale e mettete like, e mettete like. Ciao. Ciao Pisciotto. Ciao Pisciotto. Ciao Piscione.